Giovane, precario e giornalista. Giancarlo Siani venne assassinato a 26 anni il 23 settembre 1985 a Napoli. Sono passati 22 anni e per ricordarlo Raffaele Giglio ha raccolto tutti i suoi articoli in due volumi pubblicati dalla casa editrice Phoebus dal titolo Le parole di una vita. A ricordare Giancarlo Siani, Francesco Forgione, presidente della Commissione parlamentare antimafia, Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, Mario Orfeo, direttore del Mattino, Roberto Morrione, presidente di Libera Informazione. Emana insieme un sapore che è di professionalità ma anche di umanità. Io credo che Giancarlo Siani sia stato un eccellente giornalista, un ottimo giornalista, ha fatto il suo mestiere con grande accuratezza, con acume, con coraggio e soprattutto con grande umanità. Da questi articoli si vede con grande chiarezza che Giancarlo ha partecipato alle vicende che descriveva, ha partecipato con il cuore, oltre che come un osservatore distaccato, oggettivo della sua professione. Un occhio partecipe, un occhio diciamo di coscienza civile. La coerenza e la ricerca di verità che si trasformano in parola, in scritti, che fanno riflettere, che denunziano e analizzano la realtà. Giancarlo seppe infatti raccontare Napoli in tutte le sue sfumature, dal contrabbando alla disoccupazione, dalla speculazione edilizia ai racket camorristici. Il titolo di questa opera, Le parole di una vita, per dire subito che noi abbiamo la responsabilità della parola. Abbiamo la responsabilità delle parole che diciamo. Ci sono parole di vita, ma ci sono anche parole di morte. C'è anche un inganno delle parole. E l'inganno delle parole lo troviamo forte rispetto alla legalità del nostro paese, perché tutti parlano di legalità, di giustizia, di memoria, di diritti, anche di dignità umana, poi si fa esattamente il contrario. Nessuno può permettersi di svuotare del vero significato, dei veri valori, le parole. E leggendo gli scritti, oltre 1000 li ha scritti, proprio nel suo breve percorso, tra l'80 e l'85 sono 1000 gli articoli di Giancarlo. C'aveva una fedeltà rispetto alle parole. Quello che scriveva aveva una coerenza, una continuità. Gli scritti di Giancarlo Siani sono una preziosa testimonianza per conoscere, ricordare, ma anche vivere un impegno quotidiano nella ricerca della legalità e della giustizia.